Napoli, il Cilento, la costiera amalfitana, Salerno e Pompei. Saranno queste alcune delle mete che saranno prese d'assalto come ogni anno per la gita fuori porta di Pasquetta. E tra i mezzi maggiormente gettonati per gli spostamenti ci sarà il treno. Il compartimento campano di polizia ferroviaria, in considerazione del maggior afflusso di viaggiatori, per accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che si servono del vettore ferroviario, proseguirà nell'attività di vigilanza e osservazione e intensificherà i controlli. Saranno disposte in media 55 pattuglie in stazione a bordo treno, assicurando la presenza su oltre 30 convogli. 5 saranno i servizi antiborseggio in abiti civili, sia in stazione che a bordo treno. 3 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie e 2 servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturna. Ma proprio dalla polizia ferroviaria arrivano anche alcuni consigli a chi viaggia in treno. Durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non bisogna oltrepassare la linea gialla, ribadiscono in una nota stampa dal compartimento campano. Non bisogna attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi. Non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento. E durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria, bisogna seguire le indicazioni del personale a bordo. Per un viaggio sicuro a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti, spiegano dalla polizia ferroviaria, si ricorda di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo del treno. Bisogna tenere a mente che i professionisti del furto tendono a sfruttare eventuali movimenti di distrazione durante, ad esempio, la consultazione dei tabelloni per gli orari o l'utilizzo delle macchinette self-service.